E allora, si chiamano vortici di plastica, sono i tratti dell'Oceano Pacifico in cui si concentrano i rifiuti. Alla Biennale di Venezia un'artista italiana ha dedicato un'opera al fenomeno, Laura Casonna. C'è un nuovo continente, ancora più misterioso e inaccessibile dell'Antartide. Si sa che sta nel Pacifico, tra le Hawaii e la California. Atterrarci è impossibile perché è un continente di plastica, composto da isole spazzatura formatesi nel corso dei decenni dalle correnti. Più che una scoperta, un incubo, perché qui si sono materializzati i danni prodotti da un solo materiale in poco più di mezzo secolo. 300 milioni di tonnellate di plastica prodotti ogni anno finiscono al largo delle coste americane. La più grande discarica galleggiante del pianeta, che alla Biennale di Venezia l'artista italiana Cristina Finucci ha rappresentato così. Un padiglione dal quale fuoriescono una marea, un serpentone di tappi di plastica che sono il simbolo un po' di tutta la plastica dispersa in mare. Questi tappi sono imbrigliati in sacchi che normalmente si usano per contenere le patate e il cibo, ad indicare che questo è un problema che incide sulla catena alimentare. Secondo gli scienziati, almeno 1 milione di uccelli marini e 100.000 mammiferi marini e tartarughe muoiono ogni anno per colpa della plastica. Questo è un piccolo uccello di albatros morto di fame, ma con lo stomaco pieno di tappi di plastica. Il Garbage Patch State, lo stato spazzatura ideato da Cristina Finucci, vuole far capire e comunicare il pericolo rappresentato da questo grave fenomeno. Il linguaggio artistico è un messaggio più immediato che riesce a penetrare nel cuore delle persone, laddove l'informazione scientifica forse fa più fatica.